Di alcol, no? Sì. È la più antica. Penso sì. Che a te ti piace un po' l'alcol, no? Eh beh. Ci sono tante, c'è una gamma vasta di liquori, ci sono anche quelli per le donne, sono più dolci, più dolci. Meno potenti. Meno potenti. E qua, no? Qua sì, dietro di noi. Sì, è una delle più antiche. Questa più antica come si chiama? È la distilleria Giuffrida. Buono, andiamo a conoscere l'antico proprietario, anche quelli nuovi, no? Sì, è rimasto tutto come era nel passato. Andiamo. Vieja destilería del 1865. Se hacía alcohol y también el brandy, en fin, vamos a emborracharnos en este lindo lugar con tanta historia. 1800, impresionante las cosas que vamos a encontrar aquí dentro. Buongiorno, qua mi hanno detto che per bevere qualcosa c'è. Con alcolici, tu lo sai fare? Li sapevo fare, ora ho venduto il marchio a un'altra persona. Aha. Che ora conoscerete. Però ti ricordi come si fa? Io certo, e la vecchia distilleria ha finito di distillare nel 1975. 1975. È stata fondata nel 1865. Ah. E gestita da te da quanto tempo? Dal quando è morto mio padre, che doveva rimanere mio padre qua, dal 1980. Bueno, questa destilleria è nata principalmente per fare bevanda, no? Per produrre alcol. Alcol, destillerie di vino, ovviamente per produrre alcol. E si produceva anche il brandy, perché il brandy è un distillato, non è un liquore. E tu l'hai assaggiato con lo brandy? Brandy, addirittura ho qualche bottiglia di 24 anni di invecchiamento conservata. 24 anni? Invecchiamento, in botte di rovere. E te l'hai bevuto tannicchio? Certo, no, ma io 42 gradi, non è alto il brandy. No, io sono cresciuto da piccolino, un dito di brandy me lo davano sempre. Se, quando non c'erano i termosifoni a casa per riscaldarci, un goccio di brandy me lo davano. Un goccio di brandy, no, con un po' di freddo le davo un po'. E poi era brandy tal buonissimo che a Taormina veniva spacciato nelle bottiglie Courvoisier. Le colonne di distillazione ancora intatte con tutti i sigilli della finanza, cilindretti. Questo per destillare? Per distillare, cioè noi il vino e l'acqua con una macchina a vapore veniva trasportato su quel tetto lì sopra, e sopra quel tetto ci sono due vasche, quella del vino e quella dell'acqua.
vino scendeva dall'alto di questa nella prima colonna. Contemporaneamente l'acqua scendeva, andava in quella caldaia lì sotto, quella cilindro più grande è una caldaia, veniva riscaldata, i vapori di quest'acqua ad alta temperatura salivano in senso inverso. Questa è una distillazione a vapore, mentre oggi si distilla sotto vuoto. Ah, questa è distillazione a vapore. A vapore. Il famoso discorso, quando il vino si faceva pigiato con i piedi, meno produzione ma più alta qualità. Con le nuove distillazioni sotto vuoto, più produzione ma minore qualità. Il vino scendeva, il vapore ad alta temperatura saliva, ogni piatto c'era l'incontro praticamente tra il vapore ad alta temperatura e il vino. Il vino si riscaldava, riscaldandosi il vino evapora. Nei vapori del vino c'è l'alcol, che salivano in alto. Di fronte lì ci sono i condensatori, questi vapori venivano condensati e si otteneva alcol sui 62-63 gradi. Se era idoneo per l'invecchiamento, veniva tirato fuori e si produceva brandy, il cognac francese, in Italia si chiama brandy. Se non era idoneo per l'invecchiamento, veniva ridistillato nella terza colonna fino a ottenere alcol sui 96 gradi. Mio zio aveva una grossa produzione di brandy, tant'è vero che forniva la Stock, Vecchia Romagna, Oropilla, Brandy Sis, Cavallino Rosso, e infatti tutto l'ultimo brandy che gli era rimasto in botti di rovere lo ha svenduto all'Oropilla perché non ci voleva più avere a che fare per le perdite che c'erano nelle botti. Il vapore di questo vino bollente usciva da questi bocchettoni, c'era un profumo di vino cotto qui dentro. Gli operai a naso, odorando questi vapori, capivano se ancora i vapori contenevano alcol. E allora chiudevano l'ingresso del vino nuovo e per il principio dei vasi comunicanti il vino da lì sotto tornava su e veniva ridistillato nella colonna. Fino a quando, sempre a naso, senza percature, si riteneva che ormai l'alcol era tutto distillato e si portava allo scarico. Mio zio non gettava tutto questo scarico di vino, lo metteva nel vigneto che conteneva minerali, concime naturali, finanziere. Qua dentro c'era un signore della Guardia di Finanza che a turno stava sempre presente, ma sia per controllo ma anche per bisogno, perché se si bruciava una guarnizione di cartone pressato e si perdeva la colonna, rompeva il sigillo, si alzava la colonna e gli operai sostituivano la guarnizione. Richiudeva e rimetteva il sigillo, in quel registro che c'era dentro l'armadio si annotava quando veniva tolto il sigillo e quando veniva rimesso il sigillo, e dormiva qui la Guardia Finanza. Questo è l'ufficio. Ossia, ormai all'estate veniva qua, cioè, stava più tempo qua. Non si può distillare. E chi mangiava? Grazie tanto. In questa vena si può dire che c'è un po' di alcol? Sì, sicuro. Sicuro. Di quanti gradi? Sono cresciuto col brandy. Di quanti gradi? 42 gradi. 42 gradi. Va bene, alla prossima beviamo assai. Distilliamo il sangue. Meglio resto una settimana qua dentro. C'è il posto per dormire là, no? Sì, c'è il posto a Guardia di Finanza. Vabbè, c'è a casa mia. Certo, però te lo faccio gratis la finanza. Ma dove alloggia? Dopo te spiego. Grazie, ciao. Prego, ciao. Vamos a entrar en la parte de producción actual 2010. ¿No es así? Me sembra que te piace a usted, ¿no? Cosa. Questo libro.
come va? Bene, grazie. Tutto a posto? Questa è la parte 2016 di quell'antica destillazione, no? Certo. Ora si fanno questi sapori, magari c'è l'odore, c'è un'altra tecnologia. Bueno, qual è il tuo preferito o qual è che si vende di più di tutti questi liquori? Allora, i liquori che vengono fatti qua sono tutti buonissimi. Qual è quello che si vende di più? Qual è la che le piace di più alla gente? Allora, quello che diciamo in questi ultimi anni sta andando forte è la crema di pistacchio. E anche il limone. Fatto qual è? Una... Andiamo a vederlo. Andiamo a vedere. Questo qua, no? La tecnica è quella di quella epoca, no? Si fa col vapore, l'acqua si riscalda o c'è un'altra tecnica? Allora, no, avviene tutto a freddo perché l'alcol lo compriamo, non viene più distillato in questa come si faceva anticamente. Compriamo l'alcol, compriamo le materie prime e vengono miscelate con una tecnica a freddo. Con la vostra tecnica e il segreto vostro. Certo, questo. Qua spiegami questa macchina com'è che fa le bottiglie. E c'è, qua c'è l'amico che si occupa proprio. Come va? Tutto bene? Ciao, tutto bene. Mi spiega come questo sistema moderno, no? La bottiglia passa prima da questo distanziatore. Viene successivamente messa la capsula. Il fono c'è retratta. Qui viene l'etichettatura dell'etichetta frontale e retro. Qua se le mette l'etichetta, no? Sì, esatto. E poi da qui esce. Viene messo anche il collarino, che è la parte alta della bottiglia. Poi qui viene qui dentro il miscelatore. Questo è il miscelatore, si mette l'alcol. Esatto, l'alcol, l'acqua, lo zucchero e successivamente viene filtrato e imbottigliato in quella macchina. In questo di qua. In questo. Cioè, questo di qua di che sapore è questo? Questo è amaro. Questo è amaro? Sì, sì. Caccioso. Ora vi faccio vedere l'infusione del granello. Ok. Señores y señores, hoy de acá vamos a salir todos borrachos, no vamos a entender nada porque el olor a alcohol se siente. También nuestras bellezas italianas que les piace tanto el alcohol, ¿no? Yes. Sí, es. ¿Cuál aquí troviamo? La cannella. Ah, la cannella. Questo è lavorato artigianalmente. Sì. Quanto tempo si deve... E lei guardi, ciò che c'è scritto, è in infusione dal 27 maggio. Quindi sono... No. Fino a quando si lasciano là dentro? Ma dai 90 in su, dai 90 giorni in su. Più tempo sta, più si prende il sapore della cannella. Più il sapore della cannella, no? Questo è quello che ti piace a te? Sì. Tante grazie a tutti che lavorano qua, che continuano avanti con questo spirito antico. Va bene, ciao, grazie. Ciao. ¿Querés viajar a Italia? No te lo pierdas. Ingresa en touritaliatv.com. Ingresa tus datos y decinos a qué ciudad de Italia te gustaría ir. Touritaliatv.com. Invertí en Sicilia.com. Sicilia lo tiene todo y ofrece un mundo de posibilidades. La isla de Sicilia ha estado habitada desde la prehistoria. Fenicios, griegos, normandos, romanos, pueblos germánicos, bizantinos, saracenos y árabes dejaron un patrimonio histórico de arte y cultura en la isla. Sicilia presenta playas de aguas cálidas, montañas, gastronomía, agricultura y también pistas de esquí para el invierno. La joya del Mediterráneo realmente lo tiene todo. Nuestro equipo de asesores analizan y presentan las mejores propuestas en una amplia gama de sectores. Si está interesado en una oportunidad, Sicilia ofrece un mundo de posibilidades bajo la seguridad institucional de Europa, en uno de los mejores lugares del Mediterráneo. Consúltenos. Invertí en Sicilia.com.
Sicily by Car. Alquiler de vehículos. SicilyByCar.it.